Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Annacci, perché? Perché il generale continua a parlare e oggi ha detto frasi che lasciano addirittura pensare che potrebbe esserci una candidatura politica. E non escludo nulla, ha detto, e quindi noi oggi siamo con Donzelli, con Sorgi e stiamo parlando da mezz'ora di questo caso, non possiamo che partire da questo tema. Allora Donzelli, lei è il coordinatore numero 2 responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia e si è dissociato, cosa che ci ha molto colpito in qualche modo, dalla posizione molto netta presa dal ministro Crosetto, ministro della difesa, che ha giustamente detto un militare non può esprimere idee politiche, non può parlare senza autorizzazione. Allora non è che c'è il rischio che alla fine questa candidatura cresca, che Vannacci lasci la divisa magari per un provvedimento disciplinare e ve lo ritrovate candidato con Salvini nella Lega alle Europee? Andiamo per ordine. Non mi sono dissociato da Crosetto, anzi, basta leggere l'intervista in cui ho detto che ha fatto bene il suo lavoro da ministro. Crosetto da ministro c'era, si è trovato davanti una questione che poteva mettere in difficoltà l'immagine dell'esercito e quindi ha chiesto di fare una verifica disciplinare nel caso. L'ha auspicata, perché poi non compete a lui. È partita la verifica disciplinare e Crosetto, che a quanto pare aveva letto il libro, ha dato dei suoi commenti su questo. E fin qui era corretto. Aveva una fatto stroncatura, diciamolo, una stroncatura del contenuto di quel libro. Ovviamente è legittimo, l'ha letto, io non l'ho letto, quindi è legittima la sua opinione. Dopodiché, e fin qui era regolare. Regolare anche che qualcuno che ha letto il libro si è sentito offeso e pare, ho letto dai giornali, che abbia presentato degli esposti per verificare se sono state infrante delle leggi. Normale, giusto, corretto. È corretto anche se un domani la magistratura, in base a questi esposti, dovesse verificare se sono state infrante le leggi. Fin qui io ero rimasto in silenzio a guardare quello che accadeva. Quando il PD ha detto non basta, e questo non è sostenibile, con quale arroganza, con quale presunzione vogliono il PD stabilire più dei militari, più dell'eventuale magistratura, cosa si può scrivere o non scrivere, cosa è corretto scrivere o non è corretto scrivere. Non spetta ai partiti politici censurare i libri, perché altrimenti non c'è più la democrazia. Spetta ai partiti politici fare le leggi in Parlamento, che è il governo, verificare il governo che le leggi vengano applicate e la giustizia che vengano rispettate. Un partito che pensa di censurare il pensiero dei cittadini è antidemocratico e questa cosa noi non la sosteniamo e la avversiamo e vogliamo ricordare che non permetteremo mai al PD, al mondo che gli gravita intorno, di intellettuali, giornalisti, è di dirci a noi o agli italiani cosa possono fare o non possono fare. Non esiste il Ministero della Bontà stabilito dalla Schlein, che in una riunione ai caminetti del PD decide cosa è corretto in Italia e cosa no. Nemmeno nei libri di Orwell si legge cose simili. Ci vuole un minimo di rispetto per la nostra democrazia e la nostra Costituzione. Questo detto e questo continuerò a ripeterlo. Pacatamente e serenamente. Cioè che il PD non governa, quindi quello che dice, no, tutto sommato, no, non ha, come, no, dire, un effetto. Anche se governasse, non avrebbe diritto, tant'è vero, ho detto, e non era contro Crosetto, è evidente che non spetta né ai partiti di governo né ai partiti d'opposizione stabilire cosa si può dire o non dire. È la libertà, però sono le regole della nostra Costituzione. Della lettura, la lettura sottile di Marcello Sorgi, perché se diciamo la reazione di Donzelli, e non solo, perché poi insomma le voci dissonanti da quelle di Crosetto